Ciao amici, sono Mariana di Zandegù e con questi video vi rubo solo 5 minuti per parlarvi di comunicazione. Quali sono le peggio gatte da pelare? Ecco, vedremo come pelarle senza sforzo. Oggi parliamo di come essere creativi quando si hanno dei paletti. La creatività possiamo immaginarla un po' come un cavallo che galoppa in una grande prateria. A volte però succede che il nostro furia cavallo del West deve invece accontentarsi di un recinto piccolino. Come potete fare perché Furia sia comunque felice e non si senta morire dentro? Insomma, come si tiene alta la creatività se lavoriamo nella comunicazione di un'azienda vecchio stampo o con una struttura molto rigida? Quando parlo di paletti, che cosa intendo? Per esempio, non potete fotografare i prodotti all'aperto. Non potete scrivere post lunghi, dovete dare del lei al lettore, dovete usare un tono di voce serio o accademico e comunque senza ironia. Non potete usare esempi negativi per parlare bene di qualcosa. Non potete raccontare il prodotto o servizio in prima persona partendo da esperienze personali. Dovete usare solo determinati colori per le foto. Verrebbe da scoraggiarsi e pensare: vabbè, ma io come posso comunicare bene a queste condizioni? Certo, ci sono dei casi dove è davvero impossibile, ma perché in tutti gli altri non reagiamo in modo proattivo? Perché questi paletti non possono diventare una sfida? Ah sì, devo stare a queste regole? Mo' vedi come gioco io. E quindi vi chiederete: come pensare fuori dagli schemi? Io mi alleno facendo questi due esercizi, molto creativi ma stringentissimi. Uno di scrittura e uno di fotografia. Ora ve li spiego. Fateli vostri, provateci e se vi va, condividete i vostri sforzi qui su Instagram con l'hashtag palettirock. Partiamo? Scrivete un racconto di circa 400 parole. Non importa che sappiate scrivere bene o no, qui il punto non è diventare il nuovo Hemingway, ma buttarsi. Il racconto deve contenere tutti questi 5 elementi. 1. Una signora di una certa età della buona società. 2. Un tucano. 3. Qualcuno che dice: sono anni che il cielo è oscurato e non sappiamo cosa fare. Decidete voi da che cosa è oscurato il cielo. 4. Un mestolo da cucina. 5. Un colpo di scena nel finale. Ecco un riassunto dei 5 paletti del vostro racconto. Questo esercizio serve a imparare due cose. Uno, a stare alle regole imposte cercando di rispettarle tutte. Due, proprio perché avete già tanti elementi da inserire in così poco spazio, vi farà venire la voglia di spingere sull'acceleratore della creatività per riempire gli spazi rimanenti. Provate per 3 giorni di seguito a fare queste foto. Ovviamente fatte col telefono va benissimo, qui la tecnica non conta. E postatele nelle vostre Instagram Stories. Dovete però seguire queste regole. Giorno 1, fotografate i vostri spazzolini da denti o le vostre posate da cucina, in modo che la foto risulti poetica, sognante. Vi servirà a guardare le cose sotto un'altra angolazione. Giorno 2, fotografate quante più automobili rosse possibile incontrate nel vostro tragitto casa-lavoro o un altro tragitto a vostra scelta. Vi servirà a tenere l'attenzione sempre vigile. Giorno 3, scattate una foto che dia l'idea dell'arrivo della primavera, ma senza usare gli elementi tipici. Quindi no a fiori, colori pastello, occhiali da sole, cielo blu. Vi servirà a non accontentarvi delle prime idee che vi vengono in mente. Ecco un riassunto dei 3 paletti per le vostre foto. Bene, siamo giunti alla fine di questo video. Spero che questi due esercizi vi servano per iniziare a pensare fuori dagli schemi, quando la creatività è costretta in spazi molto piccoli. Se questo contenuto vi è piaciuto, seguiteci qui su Instagram o iscrivetevi alla nostra newsletter. Zandegù e corsi in aula e online di comunicazione, illustrazione, disegno, grafica e scrittura, manuali per freelance e consigli su libri, serie TV, film e musica. Insomma, tutto quello che serve al vostro progetto creativo. Ci vediamo alla prossima puntata!